subacquea e turismo sostenibile sono le finalità di un progetto promosso dalla Comunità Europea. L'iniziativa coinvolge 4 università europee, tra queste c'è l'Università della Calabria, al lavoro 3 dipartimenti dell'Unical, progettato un sistema che permette la ricostruzione in 3D dei siti archeologici subacquei. Vediamo il servizio di Ugo Rendace. Una delle tecnologie che abbiamo sviluppato riguarda appunto la possibilità di fare immersioni virtuali sui relitti antichi, quindi visitare il sito così come appare nella realtà, con tutta la flora, la fauna, l'ambiente marino ricreato in ogni minimo dettaglio, e durante la visita ricevere delle informazioni che riguardano il sito sommerso. Ovviamente le riceviamo in una maniera accattivante, in maniera coinvolgente, adatta diciamo ad un pubblico vario, dai bambini fino agli adulti. Oltre a vedere i reperti presenti nel Museo Archeologico Nazionale di Capocollonna, la prossima estate il visitatore potrà immergersi in modo virtuale nelle acque dell'area marina protetta di Capo Rizzuto, esplorando nuovi scenari. Sì, il vantaggio è proprio questo, di poter avvicinare un po' tutti, dai bambini fino agli anziani, tutti coloro che, ripeto, non sono in condizione di immergersi, ma è anche divertente, suggestivo, perché si ha proprio l'impressione di immergersi realmente. L'Unical sposta le frontiere del turismo sostenibile e responsabile delle aree costiere ed insulari del Mediterraneo, valorizzando il patrimonio subacqueo della nostra regione. Intercettare nuovi flussi significa nuova economia. I vacanzieri, diciamo, europei che si dedicano al turismo subacqueo, non necessariamente archeologico, muovono un'economia pari a oltre 1 miliardo di euro. Quindi è molto interessante, molto importante anche per il nostro territorio. Valorizzare i reperti sommersi con l'utilizzo delle nuove tecnologie significa ampliare i servizi legati al turismo subacqueo, consentendo una maggiore fruizione del patrimonio archeologico del mare di Calabria e ipotecando così una stagione turistica da aprile ad ottobre. La possibilità di andare ad implementare quelle che sono le escursioni turistiche anche subacquee all'interno dell'area marina protetta ci consentirà di poter attrarre turisti e quindi pacchetti turistici anche fuori stagione. Un tavolo istituzionale per